ero a Roma alla partenza della maratona e meno male che c'ero, perché io non ho mai visto 52.000 persone in fila per fare una maratona. Non finivano mai, è durato 40 minuti il passaggio, è stata una cosa bellissima, con queste donne tutte quante in rosa, con queste magliette, con questi palloncini e con questa gioia di esserci per comunicare a tutti che prevenire è possibile. Da oltre 20 anni le donne in rosa sono le protagoniste della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandare un messaggio di incoraggiamento e solidarietà alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Dopo due anni molto difficili in cui il Covid ha creato, tra tanti altri guai, anche molti ritardi in oncologia, il significato principale di questa manifestazione è di riportare al centro dell'attenzione il tema della salute femminile, in particolare dell'azione di contrasto ai tumori del seno, che in questi due anni sono andati avanti con il solito ritmo, e c'è bisogno quindi di prima di tutto ritornare alla normalità, aiutare a recuperare il tempo che si è perduto negli screening che si sono fermati per oltre sei mesi, nelle difficoltà aggiuntive che le donne hanno dovuto affrontare a causa del Covid. Ci sarà un villaggio della salute a Napoli in cui offriremo gratuitamente esami di prevenzione. Soprattutto vogliamo dare un segnale di ritorno alla normalità. L'appuntamento a Napoli è dal 20 al 22 maggio, con tre giorni di eventi in Piazza del Plebiscito ed iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà, che culmineranno domenica con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nelle vie del centro. Tanti anni ha cambiato proprio l'approccio culturale alla malattia, ha rotto il silenzio, la paura che c'era, e ha insegnato alle donne che vivono questa esperienza a farlo condividendo la loro esperienza, e questa è una medicina in più. La lotta è innanzitutto concentrata contro il tumore al seno delle donne, le iniziative tutte benefiche naturalmente, che e tutto ciò che riusciamo a raccogliere, riescono a raccogliere con questa iniziativa, va a beneficio della ricerca per il tumore alle donne, del sostegno delle donne che attraversano questo periodo naturalmente di estrema difficoltà, e quindi veramente un plauso va a questa associazione che spesso e volentieri si trova anche a dover sostituire quelle che sono le deficienze del sistema sanitario pubblico.